Qualsiasi attività tu faccia, qualsiasi lavoro tu svolga o anche qualsiasi idea tu voglia realizzare, è sempre opportuno ragionare in medio e lungo termine. Ecco perché è opportuno, a maggior ragione oggi, con tutte le opportunità che abbiamo, elaborare una strategia. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Sentiamo molto spesso il termine, anzi anche piuttosto a sproposito, ma eviterò di fare i pistolotti di cui in parte hai già avuto esperienza se segui questo canale da tempo, per concentrarmi su come praticamente realizzare una strategia di lungo periodo. Cerchiamo di avere un orizzonte di almeno un anno, andando poi a suddividere il periodo nei mesi e nelle settimane, fino poi anche a pensare a quella che potrebbe essere la nostra attività quotidiana. Cerco di immaginarmi tutto quello che farò l'anno prossimo, andandolo poi a concretizzare e a suddividerlo in compartimenti il più possibile non stagni, non rigidi, in modo tale poi da individuare quello che dovrò fare ogni singolo giorno. Questo varia ovviamente in base alle nostre attività e anche al nostro tempo a disposizione. E perché no alle risorse a disposizione? Ma lasciamo stare questo aspetto, cerchiamo di pianificare nel modo più dettagliato possibile, cerchiamo di darci delle scadenze a cui noi stessi decidiamo di non transigere per vedere quello che poi effettivamente possiamo realizzare e anche quello che dipende da noi rispetto a cosa invece dipende da altri. Possiamo intervenire su tutto quello che dipende da noi. E allo stesso tempo possiamo intervenire soltanto su ciò che dipende da noi. E allora decidiamo di lavorare su quello che dipende da noi nel modo migliore possibile, che vuol dire nel modo più organizzato possibile. Prima di tutto cerchiamo di mettere insieme le macro attività. Cosa fa un DJ? Serate? Produzione? Promozione? Bene. Questi tre elementi che devono essere portati avanti necessariamente tutti insieme e non è che uno esclude l'altro, anzi ognuno si alimenta a vicenda. Non si può pensare di fare un mese soltanto produzione, lavorare ad un prodotto finito e poi solo successivamente pensare a come promuoverlo e a come promuoversi di conseguenza. Ma la promozione è sicuramente qualcosa che permea tutte queste attività. A maggior ragione, se organizzo la promozione, riesco poi a lavorare bene su tutto il resto. La promozione significa sia del prodotto, quello che fai, i tuoi brani, le tue serate, quello che ascolti, ma anche la promozione di se stessi, il tuo brand personale, per dirla con un termine da addetto ai lavori. Porti avanti sia il DJ che sei, sia quello che fai, nei modi più diversi. Documenti quello che fai durante il giorno, documenti il tuo ambiente di lavoro, documenti quello che fai durante le serate. Certamente se hai in mente prima cosa fare e perché, sicuramente riesci a organizzarti al meglio. Io non me la sento di insegnare niente a nessuno perché la scostanza è una caratteristica di tutti e se vai ad indagare sul mio canale non ne sono certamente immune. Però, nell'obiettivo di darci insieme una strategia, cerchiamo di partire da quello che vogliamo comunicare ogni mese, ogni settimana, ogni giorno. Pensare a quello che si vuole riuscire ad ottenere di qui a un anno. Vuoi realizzare un disco? Vuoi realizzare una serie di video, vuoi realizzare una serie di DJ set, cerca di metterli tutti in fila. Cerca di darti un appuntamento fisso, un DJ set settimanale. È sicuramente una cosa molto impegnativa perché dovrai impiegare del tempo per trovare le canzoni, per metterle insieme e per pubblicarle. Allora potrebbe essere utile fare un DJ set mensile. E allora la prima cosa da fare è scegliere un giorno del mese. Il 20 del mese faccio uscire il mio DJ set, oppure il terzo venerdì del mese, il primo martedì mattina, quello che vuoi. Vedi già che puoi mettere insieme 10, 11, 12 DJ set
di qui a un anno. Magari un DJ set può essere particolare, magari un DJ set può essere una raccolta. Certamente puoi pensare di avere, che ne so, 10 DJ set standard, originali, e 2 edizioni speciali. Fai produzione, molto spesso è indicato per chi vuole essere un DJ di un certo tipo, cerca di porti gli obiettivi su quanti brani realizzare, come raccoglierli, quante pubblicazioni realizzare, perché, come ci siamo detti, un conto è fare un brano e finirlo, un conto è vederlo uscire su una qualche etichetta, e anche quello porta via tempo. Quanto ci metti a fare un brano? Anche porti un obiettivo di realizzare più musica, oltre che musica migliore. L'anno scorso hai fatto 10 brani in tutto, perché non provare a farne 20 il prossimo anno? E allora lì provi a dividere il tempo di un anno per i 20 brani, quindi all'incirca un brano ogni 3 settimane. Fai un brano ogni 2 settimane più qualche settimana di pausa, perché non tutte le settimane sono uguali. È giusto prendersi del tempo per sé, è giusto il tempo per una vacanza, è giusto il tempo per riposarsi. Però prima cerchiamo di riempire il nostro calendario di obiettivi concreti e poi di capire quando andare in ferie. Ultimo, ma forse più importante, è capire qual è il tempo dedicato alle serate. Certamente il 2020 è stato un anno particolare per tutti, che ha visto scombinare qualsiasi tipo di schema. Però, qual è il tuo tipo di serata ideale? Se riesci già a raggiungerla, ad essere, come dire, contattato spesso e vorresti raggiungere qualche obiettivo, oppure vorresti lavorare un po' di più o un po' meglio, o ancora ci sono i casi in cui si vuole rinunciare a qualcosa per aumentare la qualità e anche magari gli incassi. Cercare di avere ben presente i diversi periodi dell'anno. Molto probabilmente in estate si lavora un po' di più, si lavora un po' di più negli weekend, e già vedo che il quadro si inizia a riempire. Al di là di ciò che è successo nell'anno 2020 e di tutte le incertezze del caso, cerca di farti un piano più dettagliato possibile. Non è una lista di buoni propositi, perché quella, come dire, a settembre è il mese dei buoni propositi, però quelli molto probabilmente non servono a granché. Cerca di mettere proprio i punti su ogni singola cosa. A questo punto, sia per i tuoi DJ set che per i tuoi DJ set realizzati, le serate, dovrai trovare della musica. E allora metti anche un giorno alla settimana per trovare la musica. Metti anche un giorno alla settimana semplicemente per uscire, per andare a sentire gli altri, per andare a un concerto, per andare a una serata o anche per sentire una serata in streaming. Cerca di mettere tutto in questo grande calderone e di dargli delle scadenze. È importante darsi degli obiettivi, è importante confrontarsi con se stessi e anche essere i giudici più inflessibili verso se stessi. Spesso parliamo di mille progetti, parliamo di mille propositi e poi siamo noi i primi a non dargli credito e a non dargli voce e a non dargli concretezza. Nell'elaborare una strategia di medio e lungo periodo devi essere inflessibile, devi essere serio e concreto. Fammi sapere, oltre a quello che ne pensi nei commenti, fammi sapere come intendi lavorare sull'anno prossimo. Io sarò il primo a farlo, come ho preannunciato nella live. Presenterò la mia strategia in un video specifico, però cerchiamo di confrontarci su questo e poi ne andiamo a ragionare nel dettaglio in un video successivo. Nel frattempo, continua a seguirmi qui su Essere DJ Oli.